Allora io stavo in silenzio stampa, ma siccome ho conosciuto una persona di Terni che rappresenta e ha rappresentato, e io spero che anche in futuro possa uscire fuori da questo suo dramma, una persona che è stato, diciamo, bersagliato in questi giorni, essendo un grande tifoso della Ternana. Si riferisce a Marcello? È stata una persona che io ho conosciuto a una cena e mi ha fatto vedere un attimo la sua storia e quello che rappresenta per lui la Ternana. Ecco, io gli voglio dedicare purtroppo un pareggio, ma la vittoria noi dentro ce la sentiamo come se avessimo vinto. Non passeremo alla storia come quelli che hanno battuto, quelli là dopo 14 anni, 11 anni, non so quanto. Ma non fa niente, dentro di me mi sento vincitore di questa gara. Ecco, la voglio dedicare a Marcello, perché si può dire tutto, ma quando una persona sta per morire non si possono dire certe cose. Gli ultras hanno un'altra entità, hanno un'altra loro bella, come si dice, hanno il loro credo, però prendersela con una persona che sta lottando per la vita e la morte non mi piace questo, mi dispiace. Oltre che non sono venuti a vedere la partita, hanno fatto un grande autogol. Io spero che gli esponenti, i più importanti dell'arcia tifoseria chiedano scusa, è il minimo che possono fare. Grazie, arrivederci. Questo è il presidente Ranucci. Si parla della partita? No. Non ha parlato niente di TV? Della Sky. Ma proprio. Della partita? Okay. Ditemi. Sky ha parlato della partita. Il presidente. Però. Va bene. Se è silenzio stampa, è silenzio stampa. Per tutti. No? Questo lo dico a nome penso di tutti, qua dopo. Però non è un silenzio stampa. Ho capito, no, però, ascolti, le spiego solo. È giusto, però le sto dicendo, non è il silenzio stampa imposto dalla società, è una scelta del tecnico che ovviamente non possiamo. Io non so con chi ha parlato, sono arrivato ora, è una scelta sua di non parlare. La società non ha mai imposto il silenzio stampa, né all'allenatore né a nessuno. Se ha detto le stesse cose. Presumo di sì, non lo so, io l'unica cosa che ho fatto mi sono andato a rivedere qualche immagine della partita. Com'era il rigore? Purtroppo in questo gioco non si vince ai punti, perché penso che l'avete visto tutti. Io sono profondamente amareggiato del comportamento di qualcuno. Abbiamo fatto una grande partita, sono dispiaciutissimo per i tifosi, abbiamo riportato entusiasmo, abbiamo riportato gioco, abbiamo avuto occasioni per chiudere la partita. Come avete visto tutti voi, voglio dire, quello che è stato fatto è sotto gli occhi di tutti. Mi fa piacere che c'erano dei rappresentanti della Lega, mi fa piacere che c'erano dei rappresentanti della sezione arbitrale. Io l'ho rivisto 2-3 volte, peraltro mi è sembrato, aiutatemi voi a dire, ma mi è sembrato un rigore concesso al di là del tempo, perché finché l'arbitro non fischia comunque è tempo di gioco, quindi è inutile dire 90esimo piuttosto che 92esimo. Il problema è che, se non ho visto male, era anche ad azione conclusa, perché il fallo non si vede bene, io non sono così bravo da poterlo intravedere, ma seppure c'è stato, la palla già era fuori la linea di fondo dopo la parata del nostro portiere. È un peccato, perché veramente abbiamo dimostrato di poterci stare, di poter dominare una squadra costruita per, mi dicono, vincere il campionato. Io questa differenza non l'ho vista. Oggi veramente abbiamo espresso un buon gioco. C'erano in campo giocatori che normalmente non sono presenti, malgrado ciò credo si siano comportati nel migliore dei modi. Hanno voluto rovinarci una festa, veramente, che era secondo me una festa annunciata. Questi ragazzi erano carichi, hanno giocato con la testa, quindi veramente avevamo fatto tutto per poter condurre a termine
questa fantastica giornata. Purtroppo l'avete visto tutti voi. Non entriamo nella storia. Credo che sia solo un appuntamento rimandato. Visto come si sta esprimendo la squadra in queste partite. Aspettiamo anche, credo, stanno arrivando. Beh, facciamolo venire qua, anche perché quantomeno diamo la priorità qua agli altri, visto che già il mister. Portiamo Pippo. Scusate, quella camera è caduta, yeah. Non so di chi è, l'ho riassettata okay. Un po' meglio. Mande le tiscione. Salve. Ma voi dell'ultimo episodio che percezione avete avuto? Perché noi dalla tribuna stampa abbiamo veramente faticato a capirci qualcosa, posso essere sincero, insomma. Io sono anch'io sincero e comunque dalla panchina non si è visto tanto. Io ero uscito, per cui le immagini non le ho ancora viste, è dura giudicare. Però giudicarlo o non giudicarlo, il rigore è stato concesso e dispiace perché, come ho detto prima, a mio avviso abbiamo dominato per tutta la partita, abbiamo avuto sempre il controllo della gara, non abbiamo rischiato quasi nulla e dispiace per come è il risultato finale. Ma dispiace soprattutto perché a mio avviso forse non è la prima svista che capita e forse potrei dire che neanche il rigore è stata l'ultima svista. Forse serve un po' più di attenzione in generale, serve un po' più di attenzione da parte degli addetti ai lavori, visto che anche durante la gara c'è stata qualche decisione discutibile. Posso una domanda, Presidente? La gestione complessiva della gara da parte della Ternana, Perugia praticamente è stato impalpabile, quasi si è visto poco dalle parti del portiere della Ternana. I cambi del tecnico non hanno forse un pochino abbassato troppo il baricentro della squadra? Non fatto a torto gli attaccanti, se ne erano centrocampisti di centrocampi, si è dato un pochino di coraggio alla squadra che era Perugia, insomma. I cambi sono iniziati a 15 minuti alla fine, se non erro, quindi gli ultimi 15 minuti non credo che poi la squadra si sia abbassata così tanto, anche perché se non sbaglio Barone ha avuto dopo i cambi un'opportunità pure di andare in gol, quindi evidentemente la squadra, se Barone ha avuto questa opportunità, tanto non si era abbassata. Insomma, la stavamo dominando, non c'erano rischi, almeno così a me è sembrato. Io non penso, ma poi questo è un mio modesto avviso, non penso che i cambi abbiano inciso sull'esito della partita. Credo che l'esito della partita sia stato deciso da ben altro. C'è altro? Quindi si riferisce alla gestione completa? Dell'arbitro, nel senso tipo ripartenza della Ternana, fischia fuori gioco che o fischi prima, cioè a questa serie di episodi si riferisce. Mi riferisco a una serie di episodi che non vedo l'ora di tornare a casa per vederli bene, perché ci stiamo concentrando sul rigore, ma secondo me al rigore non dovevamo proprio arrivarci, perché c'è stata qualche distrazione di troppo. Mi auguro che, così come andrò a vedermeli io, gli highlights se li vede anche qualcun altro. Perché in questo periodo si sta parlando tanto di riformare il calcio, di farlo ripartire. Ecco, facciamolo ripartire bene, va. Facciamolo ripartire che i tre punti li porta a casa chi li merita. E credo che sulla partita di oggi non ci siano dubbi su chi li meritava. Se siete d'accordo anche voi, può darsi pure che la vedo così io, così non è. Volevo chiedere a Pippo una bella cosa, sei stato un po' in naftalina, diciamo, ma una naftalina positiva perché vedo che sei tornato bene, mentalità giusta,
quindi hai continuato a lavorare in modo migliore, un po' il sintomo che questa Ternana in tutti gli elementi c'è sempre e comunque, anche quando non giocano, no? Guarda, io sono venuto qua, mi hanno dato la fiducia a Luni Cusano, il presidente Ranucci, il padre Madecchi, mi hanno dato questa chance di giocarmi quest'anno per la prima volta la Serie B e, come ho detto all'inizio, io da 3 anni che sono con loro e voglio stare ancora per tanti anni, perché trovare delle persone così nel calcio di oggi non ce ne sono. Per cui la fiducia che mi hanno dato loro la voglio ricambiare in tutti i giorni, ma voglio godere fino alla fine, voglio stare qui e voglio fare bene in questa piazza, che anche oggi sono stati magnifici i tifosi. Per cui io ho sempre lavorato per giocare, per essere sempre a disposizione del mister. 1 minuto, 2 minuti, 90. Poi, dal momento che sono uscito ho detto forse mi tollererei ancora di più. Per cui oggi ero pronto per questa sfida, in settimana speravo di giocarla questa partita importantissima e mi dispiace nuovamente perdere il risultato. Però oggi abbiamo messo anima, cuore e penso si sia visto. Sì, c'è altro? Grazie.